Allora, è nata da quando ho 17 anni, che con Daft Punk, a sentire Discovery on and on e a remixare le tracce di Discovery tra di loro. Prendevo, registravo e le mettevo sul tempo che c'era, le Certo. registravo e mettevo lì sul cellulare e le facevo andare a sentire in giro. Bellissimo. C'era Television Rules the Nation e poi c'era Disco, mi ricordo un altro traccia, poi univo anche i nomi delle Ok. tracce, quindi erano queste No. porcate. Ma è come è nato l'input di miscelare, no? Io sono stato sempre un po' uno scienziato, beh, ho studiato ingegneria meccanica, Ah, eccetera, ok. però mi è sempre piaciuto fare le pozioni, tipo quando ero piccolo con shampoo, bagnoschiuma, mettevo insieme il Ok. piccolo chimico, No, e vabbè. sempre fatto, ho sempre, mi è piaciuto sempre un po' mischiare le cose. E questa cosa della musica, dicevo, ah, ma questo suono qui sarebbe perfetto qua. Certo. E ho passato tipo l'età, la mia 17 anni col computer, giocavo la mattina al tempo, non mi ricordo come si chiama il gioco, era simile Fortnite, però Ok, una certo. è un altro gioco. E poi dopo, tarda mattinata, mixavo, poi andavo al mare. Ok, Quindi ho fatto no. tutta l'estate così, e lì è nata la passione, poi a suonare con gli amici. E il mondo clubbing, quindi della musica da ballare, come nasce? Sei mai partito anche da lì? Come passione a vedere Sì, gli altri, no? a me è sempre piaciuto un po' il DJ performativo, nel senso quello che dà un'energia forte, non mi piace andare lì e dire questa è la mia musica, se è bene, se no ve ne andate. Cioè mi Ok. piace il disc jockey, il master of ceremony, Ok. cioè arrivi lì, tu sei il cerimoniere, dici ok, adesso siete i miei nel rituale. Certo. E quindi mi è sempre piaciuta questa connessione con la pista. Certo. Il tempo erano i miei amici, poi nel tempo è evoluta questa passione. In realtà ho avuto molte oscillazioni. Ho avuto un picco a 18 anni, 19 anni, poi per 2-3 anni l'ho lasciato, poi ho ricominciato, poi ho lasciato, poi ho ricominciato. Però Ok. è una di quelle passioni che mi accompagnano da Sono sempre poi veramente. tornate, ecco, Sono diciamo. sempre, quest'anno, gli ultimi 2-3 anni, è diventata abbastanza Certo. prepotente. E come poi sei stato influito, no? Il tuo flusso musicale, come è nato il tuo proprio gusto, Ma allora, come è nato è difficile dire già il mio gusto, però io ho cambiato tanti stili nel tempo. Sono partito dal funky, l'house, il rock, l'indie rock, eccetera. E poi sono andato verso. Ho avuto un periodo di funky house fortissimo. Ho avuto anche una Ok. parentesi molto breve di un mese di electro swing. Che ho detto, cazzo, Bello perché. l'electro swing, tra Sì, l'altro. però, cioè, fare un set di electro swing, dici, ma la cassa dov'è? vabbè, lo fai un'ora, inizia a essere No, no. pesante, certo. Infatti, dopo quel periodo lì mi sono fermato perché ho detto devo trovare un'altra stella, Ok, diciamo, da seguire. E poi dopo ho iniziato un po' con l'acid, qualsiasi cosa sia acido, ho iniziato a impazzire anche un po' con le ok. Ok. macchinette, grazie a dei miei colleghi di lavoro che erano anche loro malati di musica. Ok. Saluto Ricci, ciao, con cui abbiamo smanettato parecchio. Da lì mi è Ok. ricominciata quella passione lì, Certo. salire di BPM. E adesso, diciamo, sono uno spettro molto ampio di generi. Ok. Questa cosa poi quando vai a suonare con un pubblico, no? Come l'affronti? Che rapporto hai con le persone quando vai a suonare? Mi piace molto giocare con le persone, nel senso mi piace, come dire, mi piace dare molto oscillazioni, nel senso Ok. molte vibrazioni, anche tutte contrastanti, per far sentire gli stacchi. Non sono uno Ok. di quelli che inizia e finisce 135-140 e non Non cambia mai. cambia mai, ok. Mi prendo sempre quelle 3-4 fasi che voglio affrontare, una fase un po' più Certo. emotiva, e mi piace giocare, togliere, Ok, quindi rimettere. diciamo è molto, segue molto un po' quello che ti senti, ecco, che Sì. crei una connessione continua che non abbia mai un monotono, ecco, diciamo. Esatto. Cioè, quali sono i tuoi strumenti per andare a cercare musica nuova? Allora, in questo periodo adesso penso di essere approdato in un buon intermezzo tra diggare profondo, Bandcamp e secco, seleziono tutti i vari stili, Ok. eccetera. E però uso anche altri tool, sono dei tool anche con l'AI che ti aiutano a trovare delle Certo. robe Simile a quello che già ti simili a quello che già piace. ti piace. E qua mi daranno, però anche Spotify aiuta, Ah beh, certo. perché nel senso, certo c'è SoundCloud ha un riconoscimento di stile molto, molto meglio di Spotify, Ok. la radio da Spotify, e delle volte mi piace, anche perché poi io avendo alcune robe un po' di domotica, eccetera, è riconosciuto soltanto Spotify come Ok, riproduttore, certo. e quindi che adesso metto a casa. Dico, fammi radio da sto Certo. brano,
e parte, metto là, cucino, e poi dico, azzo, sta traccia è bellissima. Aggiungi i preferiti. Aggiungi i preferiti, faccio ok, metti i preferiti. Certo. E quindi molte volte, anche così banalmente, però quando digghi 3 ore al giorno, certo, e quando cerchi tanta musica così, alla fine usi anche questi strumenti un okay. po'. Ok, e ora con l'appuntamento sei ingegnere, no? Sì. E quindi a livello anche di creazione, cioè fai anche della tua musica, produci, ti piacerebbe no. iniziare? Ho fatto un periodo, okay. diciamo, il periodo del Covid, è stato anche appunto grazie a Ricci, abbiamo fatto qualcosina insieme, però quando sono arrivato a Torino ho detto devo scegliere una strada almeno all'inizio perché okay. il mio tempo è quello, limitato, è limitato. Certo. Imparare, cioè sicuramente imparare a produrre è un bel impegno, ecco, sì, sì. Sotto di tempo anche. Sì, ma poi dopo ho studiato robe, cioè, nel senso, comunque da ingegnere adoro la tecnica del suono, certo. e adoro anche la psicoacustica, cioè come questo impatta l'orecchio, e lo uso nei miei set, questa equalizzazione, però appunto sono quelle persone che o sono sprofondo, certo. o ci finisci dentro o non lo affronto, e un periodo ce l'ho finito dentrissimo, okay. però non mi riuscivo più a godere la musica, perché cioè, quando sentivo una traccia cercavo di scomporla, dicevo quante linee ci sono, okay. gli LFO, ah ok, questo pezzo qua che sinta avrò usato, diventa molto più una cosa tecnica e meno magari di esperienza, non esatto. so come dire, e okay. veramente cioè, non riuscivo a apprezzare più la semplicità, la leggerezza di un pezzo, certo. E quindi ho detto, ok, magari con calma. Con calma, tra un po' magari posso riprovarci. Sì, sì, okay. mi ero detto all'inizio di quest'anno, ma... C'è un'altra passione che avresti voluto coltivare oltre alla musica? Parecchie. Però c'è una passione che in realtà che mi ha preso tanto. Una poi... su tutte, magari ti sei chiesto, e se questa roba fa male, cioè non va male, cos'altro posso fare? Ah, in quel senso lì? Sì, cos'altro posso dedicare? Cosa, un'altra allora. Cosa tale... Bella, no? Una passione tale da... difficile, difficile. So, no, beh, mi piace molto l'ambito del digital, tutta quella questione di software, eccetera. Okay. Però come passione veramente il surf è stata una fiamma enorme okay. di un anno e mezzo, 2 anni, 3 anni, in cui cercavo sempre, appena possibile, di volare in posti dove... Okay. Poi ho detto, boh, basta, cioè nel senso non è possibile che ogni vacanza devo ficcarci. È impegnativo anche quello sicuramente, andare a riuscire a coincidere, no, tutti questi fattori. Sì, okay, non ero bravo, quindi nel senso... quindi volata lì. Diciamo, è stato facile. Ok, allora io ti ringrazio, spero che ti sia divertito qua da noi. Molto, molto. E quando puoi passare siamo qua, grazie mille. Grazie, ciao.